Siamo a Milano, presso l'unità operativa di neuropsichiatria infantile della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta, dove opera la dottoressa Giovanna Zorzi, che si occupa tra l'altro di disturbi del movimento in bambini e adolescenti. Dottoressa Zorzi, quali sono le principali differenze dei disturbi del movimento in età pediatrica rispetto a quella adulta? Ci sono patologie differenti oppure patologie comuni che assumono differenti caratteristiche cliniche? I disturbi del movimento del bambino sono dovuti a moltissime condizioni. Rispetto all'adulto, però, per fortuna nel bambino ci sono molte forme di disturbi del movimento che sono legate al processo di crescita e quindi spontaneamente a remissione nel corso degli anni. Ci sono però, come nell'adulto, anche delle forme su base genetica o degenerative che hanno più o meno le stesse manifestazioni che nell'adulto. Ed esistono dati epidemiologici in questo campo? Quali sono le patologie più frequenti e quelle emergenti e da che cosa sono determinate? Nella nostra esperienza, il disturbo del movimento più frequente nel bambino, che è anche il motivo per cui più spesso le famiglie si rivolgono a noi, è il TIC, il disturbo da TIC. Accanto a questo, però, noi ci occupiamo anche di condizioni più impegnative, che sono le distonie, il mioclono, che hanno invece una base genetica ad andamento generalmente progressivo. Ma nella vostra unità, qual è la patologia del movimento che trattate con maggior frequenza? Noi ci occupiamo da tantissimi anni soprattutto delle distonie ad esordio infantile. La distonia è un disturbo del movimento generalmente molto invalidante che riconosce differenti cause. Alcune sono per esempio delle cause dovute a un parto che, come dire, ha avuto delle difficoltà, una sofferenza in epoca precoce, ma ci sono molte forme di tipo genetico e anche degenerativo. Per le quali noi da tempo ci stiamo occupando e in alcune di queste forme c'è anche la possibilità di avere delle terapie innovative o sperimentali che cominciano un po' a modificare l'evoluzione clinica di questi bambini. È importante una diagnosi precoce di queste forme. Quali possono essere gli elementi di sospetto per un genitore o un pediatra? Come avviene la diagnosi di certezza in ambito neuropsichiatrico infantile? La diagnosi dei disturbi del movimento è una diagnosi clinica, cioè è necessario vedere il fenomeno, tanto che noi molto spesso utilizziamo, oltre ovviamente alla visita, anche i video che i genitori fanno a domicilio di fenomeni che magari noi non riusciamo a obiettivare. Quindi dal fenomeno che si osserva si fa poi un inquadramento su che tipo di disturbo del movimento. Può essere un tic, un tremore o una distonia, e poi il percorso diagnostico dipende dal tipo di movimento involontario che noi abbiamo osservato. Quindi la diagnosi di certezza è una diagnosi clinica e poi vi sarà la possibilità di confermare alcuni aspetti di biologia molecolare o di genetica.